Il libro è idea, materiali e forme. Il libro è concreto e astratto. Il libro ritorna al passato, vive nel presente, preannuncia il futuro. Il libro è bruciato e sopravvive al fuoco. Il libro è pietra, argilla, cuoio, tela, pergamena, carta. Il libro è compagno di viaggio nel tempo e nello spazio, propri e altrui. Il libro è affabulazione delle tante parole e silenzio delle tante parole. Il libro è disvelamento e velamento. Il libro è parola scritta e parola non scritta. Il libro apre e chiude il mondo. Il libro è il luogo della vita e della morte. Il libro è il luogo del rumore e del silenzio. Il libro è il luogo non luogo. Il libro è colmo e vuoto. Il libro è speranza e disperazione. Il libro si ribella e si libera dalla schiavitù della scrittura. In un labirinto di forma e idea, il libro d'artista, appunto. Cara Fernanda, l'8 di marzo cosa succede nello spazio? Abbiamo organizzato questa rassegna proprio l'8 di marzo, Artiste in Archivio. E abbiamo avuto anche il patrocinio del Comune di Milano, I Talenti delle Donne. Perché questa mostra? Per dare una spinta positiva in questo periodo di pandemia. In effetti, la stessa rassegna avrebbe dovuto essere inaugurata l'anno scorso. Abbiamo rimandata a causa del Covid, ma adesso ci siamo impegnati a realizzarla e a tenere aperto lo spazio con libri, una parte dei libri delle donne in archivio. Gino, quando è nato l'archivio? E come è nato? Perché è nato? Questa è una domanda fondamentale. Nei primi anni Ottanta, a seguito delle lunghe discussioni che noi abbiamo avuto con gli amici artisti della poesia visiva, sulla debolezza del libro d'artista, sul suo aspetto periferico, sulle poche occasioni di mostre che c'erano, si veniva avvertita in sostanza la necessità di creare qualche cosa che avesse continuità, non dico espositiva, ma perlomeno di punto di riferimento. Io e Fernanda cogliamo questa esigenza e nell'83 attiviamo questo archivio dei libri d'artista che è sito in un piccolo locale che noi abbiamo sul Naviglio. Che succede? Succede che con gli amici della poesia visiva abbiamo fatto una serie di cambi, donazioni, per cui l'archivio nasce già con un cospicuo nucleo di opere, circa 150 libri d'artista suddivisi in varie tipologie. A seguito anche del mio percorso nella mail art, io ho un altro numero di libri d'artista, di artisti soprattutto americani, che come posso dire, nel percorso della mail art navigano anche quello del libro d'artista. Quindi, sommando i libri della poesia visiva, i libri della mail art, i nostri libri di cui siamo copiosi operatori, attiviamo subito un archivio con 300-350 libri d'artista. Allora, dopo 38 anni o 37, adesso non ricordo bene, incessanti attività, oggi l'archivio ha un fondo di opere di circa 1.000 libri d'artista. Fernanda, invece, so che avete fatto tantissime mostre in Italia e all'estero. Quali sono state le fondamentali o comunque le più importanti? Abbiamo avuto occasione di esporre questa nostra ampia collezione
sempre seguendo una certa metodologia di carattere tecnico, in circa 60 rassegne. È un lavoro molto faticoso, ma abbiamo avuto anche grande soddisfazione, soprattutto per la curiosità e l'interesse sempre crescente di un pubblico che non necessariamente era preparato al mondo dell'arte, perciò dà più soddisfazione perché introduci il mondo dell'arte attraverso un veicolo che è il libro, che è più, sembra è di più facile, vicino è più vicino gente, alle persone, no? La prima mostra la ricordiamo con grande piacere, che è stata fatta alla Biblioteca Centrale Sormani, mi sembra nell'87, e già dall'inizio aveva avuto tantissime recensioni qualificate. Poi ce ne sono tantissime, ricordiamo, tra le più impegnative, quando si sono realizzate 4 mostre in contemporanea. La prima nel 93, in provincia di Reggio Emilia, nelle biblioteche di Cabriago, Correggio, Sant'Ilaria e Guastalla. E in ogni biblioteca c'era una tipologia di libri d'artista, in modo che la gente, girando in queste biblioteche, anche se dislocate, aveva un'idea generale di cosa sia o di cosa possa essere un libro d'artista. Poi, per non parlare poi della mostra su Fernando Pessoa, che abbiamo invitato 30 artisti che sapevamo vicino alla correlazione tra poeta e immagine, a realizzare un libro sul poeta Pessoa, ed che è stata fatta sia al Museo Casa Pessoa e in seguito anche all'Istituto Portoghese di Sant'Antonio a Roma. Poi tantissime altre. Nel 2013 anche è stata interessantissima la mostra 100 più 1 libri d'artista a Palazzo Trinci a Foligno, in questa bellissima sede. Come entusiasmo vero e proprio l'abbiamo recepito ad Alessandria d'Egitto, dove siamo andati per ben 4 volte, alla Biblioteca Alessandrina, che è una sede magnifica, bellissima, da vedere a tutti i costi. E questo non solo per le relazioni internazionali che si sono create, per come erano disposte in questi grandi spazi. E abbiamo avuto proprio un grande appoggio anche dagli addetti ai lavori del luogo, che ci hanno onorati di essere nominati i primi curatori europei per la quarta biennale del libro d'artista alla Biblioteca Alessandrina nel 2010. Questo. Poi all'estero siamo andati anche moltissime volte, a Magonza, Marsiglia, San Pietroburgo, tanto per citarne alcune. Sono state tutte importanti, sia dalla più piccola che alla più grande. Ne ho citate solo ovviamente qualcuno. Io ricordo l'ultima che avevo visto era la Biblioteca Braidense, sì, era sì. Bellissima, anche lì si capisce come viene coinvolta la gente che va in una biblioteca, certo. e come diventa più semplice il rapporto, certo, di comprensione fra il libro d'artista e il libro tradizionale. La biblioteca Braidense è stata molto interessante, perché anche le bibliotecarie del posto sono state coinvolte spontaneamente e sono andate a prendere dei piccoli libri, perché era una mostra sui mini libri, dei piccoli libri di Leopardi, di Pascoli, e le mettevano assieme ai nostri, in modo che ci fosse una specie di gioco a trovare quali erano quelli classici, diciamo, e quelli moderni. Non si capiva molto come fattura dell'opera, diciamo. Senti, siete riusciti a coinvolgere i giovani nel vostro fare? Ah sì, questo è un altro aspetto molto importante, perché l'aspetto didattico non è mai stato sottovalutato, anzi lo abbiamo sempre cercato e sollecitato. E soprattutto nelle mostre pubbliche volevamo il coinvolgimento delle scuole, delle scolaresche. E attraverso il libro d'artista abbiamo notato che i giovani possono avere un primo approccio all'arte contemporanea, che non è certo di facile lettura, e di tutto questo ne abbiamo avuto ampia dimostrazione anche da parte di tanti giovani curiosi ed attenti, ma veramente attenti. (Susurra)
Grazie.